Io inizierei il video in questo modo. C'era una volta nel mondo tanta gente che probabilmente non sapeva che cosa fare e così passava le proprie intere giornate a inventarsi le minchiate per rovinare la vita di parecchie persone, soprattutto la vita dei bambini. Ciao a tutti ragazzi, io sono Elisa e questo è sempre il mio canale. Sì, buona la prima! Ovviamente, per chi non mi conoscesse e capita per caso, ciao! Iscriviti a questo canale, seguimi su Instagram principalmente e se vuoi anche su Facebook e soprattutto su Instagram perché ci saranno tanti sondaggi, mettiamola così, che coinvolgono anche la vostra opinione. E chi invece mi conosce o comunque mi segue sa che sono in una postazione oggi particolare. Questa postazione quando diciamo, abbiamo aperto il canale e io parlo sempre al plurale perché in questa storia fa parte anche Alessio, che voi non lo vedete mai perché lui è il ragazzo che monta Wow! i video e taglia le varie stupidate. Quindi, diciamo che tanto lavoro va anche a lui, quindi grazie e ogni tanto mi sento proprio di ringraziarlo perché è giusto che sia. Siamo in questo angolo che appunto quando abbiamo iniziato l'abbiamo definito è l'angolo del sacro e profano, dove qua vengono discusse principalmente le cose dall'estremo il sacro e appunto dall'altro il profano. Comunque, se non l'avete ancora visto, vi lasciamo il video di modo che così almeno capite. Non so se tutti lo sapete, ma comunque in questi giorni è uscita questa nuova notizia che a grandi linee ci sarebbero appunto queste persone che avrebbero iniziato a rompere le palle sul fatto della favola appunto di Biancaneve. Praticamente viene ritenuta la favola di Biancaneve non propriamente adatta ai bambini. Perché il principe azzurro, ahimè, avrebbe baciato Biancaneve senza avere il suo consenso, perché ovviamente lei era addormentata. E io quando ho sentito questa notizia sono restata così. Cioè, tipo per un minuto, perché cercavo di collegare il mio cervello, quello che stava recependo, a portarlo alla realtà dei fatti. E continuando a pensare e ripensare, mi sono fatto un sacco di domande. La prima è appunto la principale, è come tu ti puoi alzare una mattina e tirare fuori una minchiata del genere, oltretutto su una favola che non so da quanti anni esista, perché comunque c'è la favola di Biancaneve, non è 2 giorni, quindi. E due, le persone che ritengono che effettivamente questa cosa abbia un senso, quindi anche questa è un'altra cosa che mi sconvolge. E la cosa però principale che mi fa veramente, veramente, ragazzi, incavolare è il fatto di come si possa rovinare, perché secondo me è rovinare, la gioia di un bambino. Perché comunque stiamo parlando di una favola e io quando ho sentito questa notizia, la prima cosa che ho pensato ho detto, ma una persona come può essere talmente malata e perversa a questo punto mi verrebbe da dire, da ritenere una cosa del genere, cioè di vedere in una favola che, ripeto, è una vita che esiste, di un cartone che è una vita che esiste, ritenerlo inappropriato per un bambino e soprattutto per il fatto che il principe azzurro bacia Biancaneve contro la sua volontà perché lei sta dormendo. Cioè, è una favola. Un bambino non avrà mai la malizia, la cattiveria,
tante cose che noi poi diventando adulti, sensazioni che comunque appunto diventando adulti entrano a far parte della nostra vita, perché ovviamente da bambino, cioè per dire una stronzata, tanto siamo nell'angolo sacro profano, da bambino quando tu mangi il calippo non c'hai la perversione che puoi avere quando diventi adulto e sei ragazzino e anche poi ovviamente andando avanti, che quando mangi il calippo c'è l'assonanza sessuale. Un bambino mangia sto cacchio di calippo, punto, perché gli piace. Un bambino guarda il cartone di Biancaneve piuttosto che, cavolo ne so, il Re Leone o Aladdin o miliardi di altri cartoni, semplicemente perché gli piace il cartone, perché ci sono delle scene particolari, perché siamo stati tutti bambini e i cartoni ci sono piaciuti per quello che rappresentavano, non pensando che quando sei bambino ti fai tipo le mille domande, ah sì, ma perché i puffi, come ci siamo chiesti tutti poi da adulti, perché i puffi quando sono nella gabbia non scappano visto che sono così e le gabbie sono così, ma da piccolo che cacchio di domande ti fai? Cioè, ma io non me le faccio sinceramente neanche adesso. Non ci ho mai visto la malizia in nessun cartone. A meno che questi che stanno tirando in ballo tutto sto baradam non si siano confusi e sono andati a vedere un altro tipo di cartone, furbacchioni. Voi siete andati su un altro canale e non sulla Walt Disney. Allora lì le cose probabilmente tornerebbero. Io non riesco a percepire davvero come una persona adulta possa davvero rovinare il modo di vedere il mondo agli occhi dei bambini. Perché comunque io quello che non mi stancherò mai di dire, nonostante la mia età, nonostante tutto quello che ne avete voglia, io ringrazio ogni giorno il fatto che ho ancora la capacità e le sensazioni a volte e il modo soprattutto di vedere il mondo con gli occhi dei bambini. Perché probabilmente se non avessi questa dote, non so, chiamatela come volete, probabilmente tante cose che magari ho affrontato io le avrei affrontate veramente in maniera molto più drastica, molto più differente di come le ho affrontate. Quindi io ringrazio sempre questa mia immaturità, perché tanti la potrebbero ritenere immaturità, ma per me è la mia arma vincente, il fatto di avere questa capacità di vedere i problemi non solamente con la fase adulta, ma anche con gli occhi di come li vedrebbe un bambino. E quindi io mi chiedo perché queste persone devono rovinare, le cose belle. Il modo che fino ad oggi i bambini del mondo hanno recepito certe cose, rovinarle perché tu adulto hai la malizia o vuoi mettere la cattiveria che purtroppo c'è nel mondo e ce la viviamo tutti i giorni in una favola. Cioè, lasciate che i bambini siano bambini, lasciate che vivano il loro modo di vedere le cose, perché purtroppo al giorno d'oggi non si resta bambini molto a lungo, perché come vediamo tutti i giorni, i bambini del giorno d'oggi sono decisamente 1000 anni avanti rispetto a come potevano essere la mia generazione e come potevano essere, ciao, quella dei nostri nonni, quindi figuriamoci. Quindi quel poco di tempo che ci fa essere bambini, lasciateglielo vivere. E se voi avete le vostre paturnie del cazzo, e scusatemi il termine, che non sapete come riempire le vostre giornate, pensate piuttosto a come risolvere, non so, tutti i problemi che ci possono essere nel mondo, come sconfiggere il cancro, per esempio, che magari investendo il vostro tempo su cose in cui tutti potremmo usufruirne in maniera positiva, magari vi meritereste un applauso. Io spero veramente che rispondiate che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti o comunque sul mio Instagram o comunque dove volete, perché cioè, se la direzione in cui stiamo andando è quella di prendersela con una cosa del genere, come può essere il bacio non consensuale di Biancaneve, che poi in mezzo a tutto questo
C'è l'ironia perché ovviamente poi sono partite tutte le varie vignette, cose varie. E ce n'era una particolarmente, anzi, ce ne sono state due o tre particolarmente simpatiche. E comunque una era quella che in sostanza diceva che sì, è vero, magari il principe azzurro aveva baciato Biancaneve mentre lei dormiva. Ma l'ha fatto comunque per il suo bene, perché se lui non l'avesse fatto, effettivamente Biancaneve sarebbe morta e quindi sarebbe diventata omissione di soccorso. Oppure, e questa qua mi ha fatto morire perché in un certo senso è vero, cioè se vogliamo trovare il filo logico di una fiaba come questa, in mezzo alla causa che è stata fatta, ci sta appunto questo, sarebbe stata omissione di soccorso. Quindi per la corte il principe azzurro è assolto e non ha fatto nulla di male. Poi l'altra era, c'erano quattro immagini, mi sembra, di cui me ne ricordo solo tre, ovviamente, però c'erano i sette nani, facevano vedere i sette nani e sotto c'era scritto, vabbè, allora per loro è lavoro in nero. Poi c'era la strega che appunto dava la mela a Biancaneve e quindi quello era omicidio premeditato. Poi c'era, non mi ricordo, ragazzi, quindi di quattro me ne sono ricordata due, va bene. E poi c'era quella di Rocco, cioè che invece del principe azzurro ci stava Rocco e non l'avrebbe svegliato con un bacio. Comunque, vabbè, e poi parte tutta questa ironia, ma perché veramente c'è la cosa più assurda, credo, che io ultimamente abbia mai sentito in mezzo a tantissime altre stupidate. Quindi fatemi sentire voi che cosa ne pensate di tutta questa storia. La cosa assurda è che perdiamo tempo in queste cazzate e poi c'è gente che viene minacciata, stalkerata e tutte queste cose e nessuno fa niente. Ed è questo che vi racconterò andando avanti nelle varie puntate. È una cosa che ho vissuto e sto vivendo in prima persona. Il fatto di sentire che ci sono persone appunto che ritengono una favola poco adatta ai figli perché dicono che insegnerebbero quindi ai propri figli a, tra virgolette, abusare di una persona moribonda, mettiamola così, quando poi ci sono invece persone che certe cose le fanno e quasi quasi si sentono dire bravi. Quindi meditate su queste cose. Non penso che sia una favola che faccia diventare più o meno intelligente o disgraziato, passatemi il termine, un bambino diventando adulto. Il problema siete voi che magari avete figli e ragionate con questa testa dietro una favola e poi non, magari non sapete educare il vostro figlio che alle donne deve portare rispetto, ma non perché bacia la sua compagna, sua moglie, la sua ragazza di notte mentre dorme. Il rispetto è ben altro. Prima di sparare a zero su cazzate, meditiamo su questo, che tante volte, stupidotti, il fatto di essere svegliati mentre si sta dormendo con un bacio credo che sia la cosa più bella che ci sia. Quindi io ritengo il principe azzurro vincitore 100 a 0 su questa discussione perché non è stato principe azzurro per niente e soprattutto io vorrei essere svegliato tutte le mattine, sinceramente, dal bacio del mio principe azzurro, cosa che non succede ed è qui che bisognerebbe fare causa a quelli che si sono lasciati sfuggire la Biancaneve che c'è qua davanti, senza baciarla per risvegliarla. Comunque, vabbè, tralasciamo questo. Io, ragazzi, vi mando come sempre un bacio gigante. Vi ricordo ancora di iscrivervi. Attivate la campanella perché altrimenti non ricevete quando comunque viene pubblicato il video. Seguitemi su Instagram, rispondete ai sondaggi che farò e niente,
Se avete altre fiabe per cui rovinare la vita dei bambini, scrivetele nei commenti e andremo a analizzare psicologicamente cosa c'è dietro ogni singola fiaba a questo punto. Alla prossima, non baciate persone che dormono. Ciao!